Che fai, la turista? Sto pregustando il momento X topico, il momento X7. E dopo tanta acqua, eccomi finalmente al volante del Maxi SUV, o meglio, SAV, ovvero Sport Activity Vehicle di casa BMW. Ha fatto il suo debutto negli USA, infatti, per le sue dimensioni, è più adatto per il mercato americano e quello cinese. È lunga infatti 5 metri e 151 cm, larga 2 metri, alta 1 metro e 80 e un passo addirittura di 3 metri e 105 cm. Al lancio sono previsti 3 motori, in Europa non arriverà il V8 a benzina, ma sarà presente il 6 cilindri in linea della 40i, un 3 litri benzina da 340 cavalli e 450 Nm. Come diesel abbiamo il poderoso M50D, che è questo che stiamo provando adesso, è un 3 litri 6 cilindri da 400 cavalli quadriturbo, e questo cosa vuol dire? Che è composto da 2 turbine a bassa pressione e 2 ad alta pressione per garantire tutti questi cavalli e 760 Nm di coppia massima tra i 3000 e i 2000 giri, con 400 Nm già disponibili dai 1000 giri. Con questi 4 turbocompressori si può garantire anche uno scatto da 0 a 100 orari in appena 5,2 secondi e può anche superare i 250 km/h di velocità massima. Il tutto abbinato poi a questo cambio automatico autorapporti, comprensivo anche di questi paddle dietro il volante, che garantisce cambiate davvero precise e fluide. C'è tanta tecnologia a bordo, a partire dall'iDrive Operating System 7.0 di nuova generazione BMW, composto da 2 schermi da 12,3 pollici, uno centrale qui nella plancia e uno dietro al volante, su quale possiamo visualizzare tutte le informazioni dell'auto. Tanta tecnologia anche per quel che riguarda la guida assistita, ci sono infatti numerosi sistemi che vedremo anche nell'iNEX del 2021, un SUV di nuova generazione totalmente a guida autonoma, che appunto apparirà fra 2 anni, una guida autonoma di livello 2 che in America, grazie alla sua legislazione, permette di togliere a lungo le mani dal volante, invece in Europa tutto questo non è consentito. C'è una telecamera infatti che monitora l'attenzione e lo sguardo del conducente, e in caso di rilevamento di distrazione tutto il sistema si disattiva. C'è anche tanto comfort e tanto spazio per 7 comodi posti, guardate infatti dietro di me si vedono 3 file di sedili. C'è anche un bagagliaio di 326 litri con tutti i sedili rialzati, ma battendo la terza e la seconda fila di sedili si può arrivare addirittura a 2120 litri. Quindi abbiamo detto 7 comodi posti. Lo spazio è anche abbondante sia per le gambe che per la testa. E poi abbiamo a disposizione anche la presa USB per avere quindi comfort multimediale. Per una guida estremamente confortevole poi abbiamo a disposizione le sospensioni pneumatiche di serie, ma si può anche optare per le barre anti-rollio attive, del differenziale M-Sport, ma soprattutto delle 4 ruote sterzanti. Nessuno all'orizzonte. E io che faccio? Guardate un po'. E da qua posso comandare il mio gioiellino, perché con la nuova BMW X7 parliamo proprio di gioielli. Lo Sport Active Vehicle diventa davvero lussuoso. Questa veste così imponente dentro racchiude davvero uno scrigno di grande bellezza. Lo andiamo a prendere o no l'autogrill, Gabriele? Intanto accendiamo. Guardate qua che sciccheria. Questo pomello del cambio automatico, vero e proprio cristallo Swarovski. Siamo al top dell'eleganza. Quasi toccarlo è paura di rovinare quest'opera d'arte. Tiziana, prima tappa completata, pausa pranzo, dove siamo arrivati? Beh, siamo scesi da una vettura premium top di gamma, lusso bordo, spazio, comfort, e andiamo in un ristorante altrettanto confortevole. Tante onorificenze, è il ristorante Marconi, come l'omonimo posto dove ci troviamo. Menù davvero sfiziosi alla carta, e inside come sarà? Non ci resta che andare a vedere.
un ristorante stellato, quindi qua in teoria si mangia bene. Cosa ci avete preparato? Tanti piccoli assaggini da per accogliervi e dopo 5 piatti dedicati a voi. Insomma, 5 piatti, devo dire che la palestra non mi basta più e dovrò aumentare anche il pomeriggio. Come per la X5, questo motore è davvero fenomenale, ma soprattutto nella modalità di guida M-Sport, che è la X7. Con questo motore M50D riesce a dare il meglio di sé, riusciamo a sfogare tutti i 400 cavalli a terra. Interviene l'elettronica sullo sterzo, sulle sospensioni e sull'assetto, e addirittura sentite che sound. Ovviamente non mancano tutti i comfort per rendere la vita a bordo davvero lussuosa e confortevole. Guardate, a partire da questo tetto panoramico, basta premere questo pulsante e possiamo godere appieno di una guida a cielo aperto. Tanta pelle con cucitura a vista, guardate che raffinatezza. Massaggi per i sedili, da questi comandi possiamo addirittura controllare e modificare la seconda fila di sedili. Guardate, si muovono elettronicamente. E poi volante riscaldato, sedili riscaldabili, ventilati sia con aria calda che aria fredda. E poi guardate un po' qui il tunnel centrale, se abbiamo sete possiamo addirittura rinfrescare o riscaldare la nostra bevanda. È presente anche la retromarcia assistita e, come la sorella minore X5, abbiamo il sistema di parcheggio automatico, per cui anche in questa X7 il tutto avviene senza sfiorare il volante e neanche toccare l'acceleratore. La macchina fa tutto da sola.